sinceramente alla Quindi fine. l'ha annullato per il fuorigioco Sì, alla sul fine non l'avevo per piede fuorigioco su un colpo di testa da calcio d'angolo, io non, la prima volta che lo vedo, però andava così. Dice, non so, sembrava fosse entrata, invece non. Sì, invece no, no. Né quella, né il rigore del secondo tempo, c'era cioè, il rigore clamoroso con una mano aperta. Cioè, non, vabbè, l'importante è la vincere, insomma. Visto che siamo partiti dagli episodi, ti sei preso un giallo. Sì, mi sono preso un giallo, sì, per protesta, perché devo migliorare tanto su queste cose qua. Purtroppo una partita che stavamo soffrendo e poi queste partite qua, comunque gli episodi sono fondamentali. E c'era un mani dentro l'area loro clamoroso, l'arbitro ha lasciato giocare e sinceramente là ci siamo un po' innervositi. In casa nostra non va bene così, insomma. Poi dopo quello che è giusto è giusto. È ovvio che la partita è andata bene, abbiamo vinto e dobbiamo essere tra virgolette contenti, però per alcune situazioni dobbiamo arrabbiarci, secondo Sta crescendo la tua intesa con Buono. me. Ma stiamo crescendo tutti, l'unica cosa è che dobbiamo ancora lavorare tanto, 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 tanto. Poi dopo in un gruppo come questo che arriva di certo è aiutato perché comunque ci mettiamo tutti a disposizione per dargli una mano. Davide è arrivato in punta di piedi e si sta ritagliando uno spazio importante perché è giusto così. Si allena bene e lavora a mille come tutti e qui chi sta bene gioca. È la prima volta che giochi con gli spalti vuoti. Con Con? gli spalti vuoti. No, non è la prima volta, non so, adesso mi ha messo in Ma che difficoltà. impressione ti ha fatto A oggi Serie. senza la purga Ma qui a una Senigallia? bruttissima impressione, bruttissima. Infatti speriamo che non ricapiti più. Speriamo di vedere tantissima gente allo stadio come la domenica scorsa col Varese. E sempre di più. Poi dobbiamo essere bravi noi a tenerceli stretti e vicino, perché quando non ci sono ci mancano e si sente. Come spieghi questi primi tempi un po'?